Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del corso online di chimica generale e inorganica. Questa è la seconda puntata di tre lezioni in cui parleremo di soluzioni tampone. Nella scorsa lezione avevamo visto come calcolare il pH di una soluzione tampone costituita da un acido debole e la sua base coniugata o da una base debole e il suo acido coniugato. Avevamo anche detto però che una soluzione tampone può essere costituita semplicemente da una soluzione di acido forte o di base forte. Oggi approfondiremo questo concetto. Vedremo quindi come varia il pH di una soluzione di HCl 0,1 molare man mano che aggiungiamo della soluzione di NaOH 0,1 molare. Vedremo cioè le titolazioni acido-base. Una titolazione è un processo in cui a una sostanza, ad esempio l'acido cloridrico, ne viene aggiunta un'altra, come ad esempio l'NaOH. Nel caso di acidi di basi si parla di titolazioni acido-base. Questi procedimenti sono estremamente importanti perché ci permettono di determinare con esattezza la concentrazione di specie incognite. In che modo? Per esempio capendo quando la reazione ha termine, cioè esistono delle sostanze chiamate indicatori che sono capaci di cambiare colore a seconda del pH della soluzione. Una di queste sostanze, ad esempio, è la fenolftalena. Si tratta di una sostanza che in soluzione acida è perfettamente incolore, mentre in soluzione basica diventa di un viola molto acceso. Di conseguenza, se prendiamo una soluzione di HCl e ci aggiungiamo qualche goccina di fenolftalena e poi iniziamo ad aggiungere NaOH, quando tutto l'HCl ha reagito con tutta l'NaOH, quindi il pH è neutro, ci accorgeremo che la soluzione cambia colore dopo l'aggiunta di un'ulteriore goccia di base. Vediamo subito praticamente cosa vuole dire. Bene ragazzi, allora partiamo con il nostro esercizio. Vediamo come cambia il pH di una soluzione di HCl 0,1 molare del volume di 100 ml aggiungendo quantità via via crescente di NaOH 0,1 molare. All'inizio il pH è semplicemente 1, perché è il logaritmo della concentrazione di HCl, quindi meno logaritmo di 0,1 fa 1. Iniziamo ora aggiungendo 10 ml di NaOH. Le mole iniziali di acido cloridrico sono 0,1 per 0,1, in quanto corrispondono alla concentrazione di HCl per il volume di HCl, in litri. Quindi 0,1 per 0,1, 0,01. Le moli di NaOH sono la concentrazione di NaOH, cioè 0,1, per 0,01, che è il volume di NaOH, sempre in litri. Di conseguenza, all'inizio abbiamo 0,01 moli di HCl e 0,001 di NaOH. Quindi NaOH è il reagente limitante e alla fine si consumerà completamente, mentre rimarrà in soluzione un eccesso di HCl. Si formano poi NaCl e acqua, che trascuriamo perché NaCl non fa cambiare il pH e l'acqua formata è trascurabile rispetto a quella già presente. A questo punto il volume finale della soluzione è di 110 ml, i 100 iniziali di acido cloridrico più i 10 aggiunti di NaOH. La concentrazione finale di HCl è quindi 0,009, cioè le moli finali, diviso 0,11, cioè il volume finale in litri, e corrisponde a 0,0818, a cui corrisponde un pH di 1,08. Quindi, aggiungendo 10 ml di base, il pH è variato solamente da 1 a 1,08, cioè appena di 8 centesimi. Capite da soli che è una variazione veramente minima, nonostante la quantità di base aggiunta sia in fin dei conti tutt'altro che trascurabile. Veniamo ora ad aggiungere 20 ml di NaOH. Le moli di HCl sono sempre le stesse, iniziali. Le moli di NaOH sono invece 0,002. Anche in questo caso, quindi, alla fine ci rimarranno 0,008 moli di HCl, 0 moli di NaOH e 7 moli di NaCl e H2O. Il volume finale questa volta è 120 ml e quindi la concentrazione finale di HCl è 0,008 diviso 0,12. Cioè 0,0667. Il pH in questo caso è semplicemente 1,18. Quindi, di nuovo, rispetto al pH iniziale di 1, dopo 20 ml il pH è solamente variato di
2 su 2 decimi di unità. Allora, aggiungiamo ancora, aumentiamo ancora. Passiamo a 80 ml di NaOH. Quindi questa volta stiamo facendo un'aggiunta veramente consistente. Stiamo aggiungendo ben più della metà della soluzione iniziale di acido cloridrico. Le moli sono sempre le stesse all'inizio di HCl, mentre le moli di NaOH questa volta sono 0,08. Le moli di HCl all'inizio quindi sono 0,01 e le moli di NaOH sono 0,008. Alla fine quindi rimarranno soltanto 0,002 moli di HCl e sempre 0 moli di NaOH. La concentrazione finale di HCl è di 0,0111 molare e il pH è di 1,95. Quindi, nonostante a 100 ml di soluzione di HCl abbia aggiunto 80 ml di NaOH, il pH è variato praticamente di soltanto un punto. Capite bene quindi cosa voleva dire quando vi esprimevo che anche una soluzione di un acido forte è una soluzione tampone. In effetti, state vedendo che nonostante abbiamo aggiunto quantità ingenti di base, il pH è variato pochissimo. Continuiamo ora con la nostra aggiunta. Aggiungiamo questa volta 100 ml di NaOH. Quindi, se le moli iniziali di acido cloridrico sono 0,01, le moli di NaOH sono sempre 0,01. Di conseguenza, alla fine non c'è più né HCl né NaOH, ma ci sono soltanto NaCl ed H2O. NaCl non fa variare il pH, quindi siamo in una soluzione di acqua pura, il cui pH è quindi ovviamente 7, cioè la neutralità. A questo punto, se aggiungiamo ulteriore NaOH, quello che otteniamo è una soluzione semplicemente di base. Quanto HCl è sempre lo stesso, 0,01. NaOH è 0,015, quindi HCl è limitante e alla fine sarà 0, e NaOH sarà 0,005. Quindi la concentrazione di NaOH sarà 0,02 molare e il pH diventa di 12,3. In questo foglio di Excel ho provato a farvi vedere come cambia il pH per aggiunte di NaOH, questa volta un pochino più continue rispetto a prima. Quindi 10 ml, 20 ml, 30, 40, 50, 60 e così via, fino ad arrivare a 100 ml e poi continuando ancora fino a 150. Potete notare come all'inizio, fino praticamente a 80 ml, il pH varia veramente di poco, in quanto abbiamo visto passa da circa 1 a circa 2. Successivamente, quando la concentrazione di HCl è diventata molto bassa, le variazioni diventano invece molto più importanti. Vi faccio notare inoltre come fino a 99 ml il pH è variato solamente di 2 unità, cioè da quando il pH iniziale era 1. Quindi volume di NaOH uguale a 0. A quando il volume di NaOH aggiunto è stato di 99 ml, il pH è variato solamente di 3 unità. Questa volta, se guardate, aggiungendo solamente 0,9 ml, il pH invece varia di un'altra unità, cioè da 3,2 passa a praticamente 4, a 4,3, aggiungendo solamente 0,9 ml. Ma se continuiamo ad andare avanti, vi accorgete da soli come l'aumento del pH è sempre più repentino. Addirittura, passando da 99,9 a 99,995, il pH varia di un'unità e mezzo, fino ad arrivare, quando aggiungiamo esattamente 100 ml, a 7. Quindi, il nostro grafico che mostra come varia il pH con l'aggiunta di un volume noto di base, ha un andamento chiamato sigmoide, in quanto all'inizio abbiamo praticamente una retta, cioè la concentrazione, cioè il pH è praticamente costante. Successivamente abbiamo un salto in cui il pH passa rapidamente da notevolmente acido a notevolmente basico. E poi abbiamo un'altra retta in cui il pH diventa basico e si mantiene praticamente costante. Guardate infatti, quando il pH era 99,9, guardate infatti, quando la concentrazione
Guardate infatti, dopo aver aggiunto 99,9 ml di NaOH, il pH era 4,3. Dopo averne aggiunti 100,005, il pH è passato a 8,39. Di conseguenza, se riusciamo a trovare una sostanza che cambia colore quando il pH passa da acido a basico, possiamo accorgerci di qual è il volume di NaOH necessario per far reagire completamente tutto l'HCl presente in soluzione. Ovviamente in questo caso sapevamo già quanto ce n'era, ma diventa molto importante questo procedimento quando la concentrazione iniziale di acido è incognita, in quanto sapendo poi il volume di NaOH necessario a consumarlo tutto, è possibile ricavare la concentrazione dell'acido. Vediamo subito un esercizio allora in cui titoliamo con NaOH una soluzione a concentrazione incognita di HCl. In un becher sono stati aggiunti esattamente 50 ml di HCl. All'interno del becher che vedete nel video, ho aggiunto poi anche 3 o 4 gocce di fenolftalena, l'indicatore che utilizzeremo. Sopra il becher potete vedere una buretta. Una buretta non è altro che un cilindro graduato molto preciso che termina con un rubinetto. Al suo interno è possibile mettere la soluzione del titolante e quindi poi regolare il rubinetto in modo da farlo gocciolare lentamente nella soluzione. Come possiamo vedere nel video, sto iniziando ora a gocciolare la mia soluzione di NaOH 0,1 molare all'interno del becher contenente HCl. Ovviamente per rapidità il video che vedete è accelerato, nella realtà invece le aggiunte andrebbero fatte molto molto lentamente. All'inizio l'aggiunta di HCl, l'aggiunta di NaOH non provoca nessuna variazione di colore. Tuttavia, man mano che andiamo ad avvicinarci al punto finale della titolazione, l'aggiunta di piccole quantità di NaOH producono temporaneamente una piccola variazione di colore. Questo perché non ha avuto ancora il tempo di reagire con tutto l'HCl presente nella soluzione. Quando l'HCl finisce completamente, invece, l'ultima goccia di NaOH aggiunta produce una colorazione rosa persistente, perché la fenolftalena presente all'inizio nella soluzione, acida in modo incolore, ora è diventata viola. In questa esperienza sono stati necessari 56,2 ml di NaOH 0,1 molare. Quindi, per titolare 50 ml di HCl a concentrazione incognita, ho utilizzato esattamente 56,2 ml di NaOH 0,1 molare. Vediamo ora come questa informazione può aiutarci a ricavare la concentrazione dell'HCl incognito che ci eravamo proposti di determinare. La prima cosa da capire è che le moli di NaOH consumate corrispondono in effetti alle moli di HCl presenti nella soluzione, cioè alle moli di HCl presenti nei 50 ml iniziale che avevamo messo nel becher. Infatti, nella reazione tra HCl e NaOH, il rapporto tra le moli è di 1 a 1, quindi per ogni mole di HCl ha reagito una mole di NaOH. Quando la soluzione è diventata viola, cioè dopo l'aggiunta di 56,2 ml, allora noi avevamo consumato tutto quanto l'HCl e non avevamo NaOH in eccesso, tranne una sola goccina magari. In effetti, se ci andiamo a riguardare la curva per una titolazione di un acido forte con una base forte, ci accorgiamo che il punto equivalente, cioè il punto in cui la concentrazione dell'acido è esattamente uguale alla concentrazione della base, differisce solamente di pochissimo dal punto in cui vira l'indicatore. Si parla appunto di pochi decimi di millilitro, che non sono nemmeno apprezzabili. Di conseguenza possiamo considerare effettivamente che 56,2 ml di NaOH 0,1 molare sono effettivamente il volume di NaOH necessario per neutralizzare tutto l'HCl. Di conseguenza, se le moli di NaOH sono uguali alle moli di HCl, possiamo ricavarci la concentrazione dell'HCl incognito. Quindi,
Le mole del mio H sono 0,1, che è la concentrazione in molarità, per 0,0562, cioè per il volume in litri. Di conseguenza abbiamo utilizzato 0,00562 moli di NaOH. Queste moli sono uguali alle moli di HCl presenti nei 50 ml iniziali. Quindi, nei nostri 50 ml avevamo 0,00562 moli di HCl. Quindi, la concentrazione dell'HCl incognito, considerando che il volume è di 50 ml, sarà di 0,00562, cioè delle moli di HCl, che erano uguali alle moli di NaOH utilizzate, diviso il volume 0,05, volume ovviamente espresso in litri. La concentrazione finale di HCl è quindi di 0,1124 molare. Quindi, anche con oggi abbiamo finito, abbiamo trattato un argomento, come vedete, molto importante, ma non finiremo qui. Infatti, nella prossima puntata continueremo a parlare di titolazioni e vedremo in particolare la titolazione di un acido debole con una base forte, o viceversa di una base debole con un acido forte. In effetti, anche quello che abbiamo visto oggi è equivalente anche alla rovescia, cioè il grafico di una base forte che viene titolata con un acido forte è esattamente equivalente a quello visto ora, se non che alla rovescia, cioè il pH iniziale basico e poi dopo il salto diventa acido. Inoltre, nella prossima puntata continueremo a parlare ancora di soluzioni tampone. Quindi diremo qualche altra informazione e poi concluderemo l'argomento di acidi e di basi. Quindi vi saluto e vi invito a commentare, a mettere mi piace e a condividere i video. Non dimenticate poi di iscrivervi alla pagina Facebook. Quindi arrivederci e alla prossima. Ciao ciao!